Benevento e Fiorentina. Carlo Verna. Il Benevento Cenerentola quota zero. A quota zero prova a riaprire la favola dell'anno scorso con l'approvazione arrivata al primo anno di cadetteria e a scriverne qualche altra pagina. La Fiorentina vuol lasciare il centro classifica per attaccare la zona Europa League in una giornata autunnale davanti a 8.000 spettatori, fra cui almeno 500 tifosi viola. Arbitra Gavillucci di Latina. Queste le formazioni delle squadre. Baroni, che ha la panchina a rischio, mette Brignoli tra i pali, poi Gianfì, Venuti, Jim City e Letizia nel reparto arretrato, Memusciai, Catal di Viola e Cibsa a centrocampo, Ciciretti e Iemmello in attacco o Ciciretti a sostegno di Iemmello, come vedremo fra poco. Sportiello e tre pali della Fiorentina, poi Lorini, Pezzella, Astori e Biraghi in difesa, Benassi, Badel e Vertù a centrocampo, Chiesa, Simeone e Terò in attacco. A te la linea. Calcio di punizione a favore della Fiorentina, altezza lato corto all'area di rigore, pallone che spiove e colpisce il palo con Brignoli, che era praticamente fuori causa. C'era una serie di giocatori della Fiorentina e del Benevento nell'area di porta. Lo spiovente è terminato direttamente sul palo, sul secondo palo rispetto al punto di battuta. Per il resto molto attivo al limite dell'area tecnica, qualche volta anche oltre, Stefano Pioli, che sta dando indicazione ai suoi, mentre si è attenuata la supremazia territoriale del Benevento e c'è stata praticamente la prima occasione, anche se da palla inattiva, anche se per una sorta di equivoco in area di rigore tra i difensori del Benevento. Il punteggio comunque al 17esimo resta 0-0 qui al Vigorito e la linea va di nuovo a Bergamo. Masiello a dare un pallone pericoloso in area di rigore. Fiorentina in vantaggio, ha segnato Benassi, che ha con un tocco morbido sul palo ha superato Brignoli. Dunque cambia il punteggio al Vigorito. Fiorentina 1, Benevento 0 al 18esimo. A te la linea. E il 21esimo qui al Vigorito, come vi abbiamo detto nel flash in precedenza, la Fiorentina è passata in vantaggio. Fiorentina che attacca ancora e Benevento che è un po' in difficoltà. Avevamo anche avvertiti come in qualche modo la partita stesse cambiando dopo il rush iniziale della formazione di casa. I prodromi del gol ci sono stati nel palo quasi involontario colpito da Biraghi, nel senso che il calcio di punizione all'altezza del lato corto dell'area di rigore cercava la deviazione di un compagno, invece è terminato senza che nessuno toccasse la sfera sul palo alla destra di Brignoli. Poi successivamente battuto dal tocco morbido di Benassi, smarcato in piena area di rigore da Simeone. Fiorentina dunque in vantaggio, Benevento che prova a organizzare la reazione mentre è iniziato il 22esimo minuto di gioco. Iemmello va a concludere ma era a gioco fermo e comunque il tiro del centravanti giallorosso era terminato sul fondo. 1-0 per la Fiorentina qui a Benevento, linea Bergamo. Attacca ancora la Benevento con Ciciretti, area di rigore, si lamenta di un tocco di mani che non c'è, il direttore di gara Gavillucci nemmeno ritiene di dover consultare il VAR. C'è stata nel periodo non collegato un'improvvisa fiammata della formazione di casa, peraltro in una circostanza specifica molto sfortunata, un tiro dal limite di Cataldi con Sportiello battuto, ha colpito il palo, in precedenza però Simeone aveva sfiorato il raddoppio con conclusione ravvicinata insidiosa sul primo palo di Brignoli che c'era arrivato, poi sul calcio d'angolo colpo di testa di Pezzella di poco alto. Insomma, partita nel vivo con il Benevento che è riuscito a reagire, la Fiorentina che cerca ancora il raddoppio. 1-0 per la Fiorentina mentre sta per cominciare il 39esimo minuto di questa prima frazione di gioco, linea Bergamo. 30 secondi, Milan 0, Genoa 0, Benevento. Della Fiorentina realizzato Babacar, non abbiamo avuto il tempo di dirvi perché non c'era stato collegamento, che Babacar è subentrato a Simeone all'inizio di questa ripresa. Il raddoppio, si stanno abbracciando i giocatori della Fiorentina, vediamo però che il direttore di gara non si sta dirigendo verso il centrocampo, probabilmente ci sarà un verdetto della VAR, sarà consultando il video assistente e il gol dovrebbe essere stato annullato. Ancora non c'è una decisione definitiva, l'arbitro è all'altezza della lunetta, i giocatori della Fiorentina si ritirano nella propria metà campo come se il pallone debba essere rimesso al centro. Ricordo che se questo gol dovesse essere convalidato saremmo
sul 2-0 per la Fiorentina ha realizzato Babagar. La posizione che si valuta è quella evidentemente di fuorigioco, fuorigioco sì, fuorigioco no. Il direttore di gara Gavillucci è ancora in attesa dell'esito della VAR. Il pallone lo ha tra i piedi il portiere Brignoli all'altezza dell'area di porta. Tutti i giocatori della Fiorentina sono a ridosso del cerchio di centrocampo, si attende ancora la valutazione su questo episodio. Direi Corsini, perché siamo a Bergamo e poi ci interromperai tu, vai Carlo. Allora Bergamo, Atalanta Bologna e poi Verno interverrà quando avremo il responso della VAR. Invariata la situazione, gol convalidato, scusa Codignoni, gesto del signor Gavillucci che ha disegnato il televisore, che vuol dire verdetto della VAR, poi ha indicato il pallone da mettere a centrocampo, palla a centro che il Benevento ha messo in questo momento con Ciciretti, dunque ufficiale raddoppio di Babacar al quinto minuto, al quarto minuto della ripresa. A questo punto dovremmo dire che il gol è arrivato al terzo, è stato convalidato al quinto, ma comunque Fiorentina 2 Benevento 0 qui al Vigorito. A te Manuel. Benevento con la Fiorentina che attacca ancora e ancora, Babacar scattato anche in questa circostanza dopo il verdetto della VAR, lui favorevole sul filo del fuorigioco, stavolta è arrivato in area di rigore, si è allungato un po' il pallone quasi all'altezza della linea di fondo, poi quando ha tentato il cross non è riuscito a determinare un pericolo, pallone che rimane in possesso del Benevento che prova a reagire a questo secondo colpo da KO. Fiorentina 2 Benevento 0 con i giallorossi in possesso di palla. Siamo giunti all'ottavo minuto di questo secondo tempo, linea Bergamo. Grande per rigore per la Fiorentina, atterrato Babacar dal portiere Brignoli in uscita, proteste ai giocatori del Benevento, ma sembra irremovibile Gavillucci, a tra poco per il tentativo di trasformazione. Aiutato dai compagni, prego. Prendo la linea dalla Vigorito, Terò contro Brignoli, lunghe proteste del Benevento, ammonito anche Cataldi, si è procurato il tiro dal dischetto Babacar, parte Terò, la conclusione, rete, 3-0 per la Fiorentina, pallone alto quasi sotto la traversa con portiere dalla parte opposta, praticamente match chiuso col tris calato dalla Viola. A te la linea. Dopo il gol realizzato sul rigore al 21esimo da Terò, sembrano destinate a diventare 9 le partite consecutivamente perse dal Benevento, che soccombe con 3 reti di scarto, mentre Armenteros va a recuperare il pallone all'altezza del lato corto dell'area di rigore ed effettua un cross con la sfera che viene messa in calcio d'angolo. Dicevo, Benevento in piena crisi a questo punto con la panchina di Baroni che scricchiola un po', ha cambiato il match nella ripresa Babacar, soprattutto per l'imprevedibilità dei suoi movimenti, non aveva demeritato Simeone che aveva giocato nel corso del primo tempo. Siamo giunti ora al 24esimo minuto della ripresa, Benevento 0 Fiorentina 3 Bergamo. Attenzione Terò per il quarto gol che non riesce, c'è la parata da parte, la respinta da parte di Brignoli, dunque 3-0 negli ultimi inutili secondi di recupero. Aggiungo solo Corsini che sta maturando un record d'almanacchi, il peggior inizio di campionato della storia della Serie A per il Benevento. A te la linea. Mirante il pallone che adesso finisce fuori la partita del Vigorito, scusa il punteggio finale, Fiorentina batte Benevento 3-0, come sentite fischi del pubblico. Nessun problema per la Fiorentina in casa del Benevento, Carlo Verna. Mai nessuna formazione aveva perso le prime 9 partite. Siamo di fronte, come dicevo, al peggior inizio di campionato della storia della Serie A. Benevento solo sfortunato nel corso del primo tempo sul palo colpito da Cataldi, poi surclassato dalla Fiorentina, a segno al 18esimo nella prima frazione di gioco con Benassi, poi nella ripresa al terzo con Babacar, subentrato a Simeone, ha deciso il verdetto della VAR, infine con Terò su rigore. 3-0 per la formazione di Stefano Pioli, panchina a rischio per Marco Baroni. A te la linea.